Perdonami se lo faccio Sergio Stanco, che doveva essere con noi questa mattina e che è stato, come dire, immenso aiuto nell'aiutarci a organizzare questo appuntamento, ma purtroppo per motivi di salute non può essere con noi, per cui ringraziamo Sergio veramente con un grande affetto. Ringrazio Jerry, che è stato, come dire, tanto gentile in questi giorni dell'organizzazione di questo appuntamento, che è molto particolare, visto che ci sono tanti uomini, c'è donne, c'è persone giovani, c'è persone di una certa età, e vengono a sentire questo racconto, che è un racconto, come dire, gratuito, no? Non promoziono niente, racconto dico di un altro, è l'indirizzo. E questa cosa piace tanto, si è generata questa meravigliosa comunità intorno a questa messa laica della domenica. Siete qui per nada, per cui non vi rubo altro tempo. Grazie, un grande applauso per favore. Grazie, buongiorno, grazie di essere venuti, siete veramente tanti. E io, beh, sono abituata, ma di solito quando ho tanta gente così, insomma, faccio quello che faccio, credo sia per fare un po', ormai da tanto tempo, e cantare. Adesso parlare, cioè io tra l'altro sono qui da sola, come avete visto, nel senso che ci deve essere Sergio, che è un caro amico, una persona stupenda, che conosce anche molto bene quello che io faccio, anche i miei libri, quindi mi avrebbe fatto piacere vederlo, ma mi avrebbe anche aiutato un po'. Comunque voi siete sicuramente eccezionali, perché io non sono un'accademica, chiaramente sono qui per raccontarvi come mi hanno chiesto questo libro, perché così da un'appassionata lettrice come sarete voi, e tutti voi avrete un libro che amate, anche se quando me l'hanno detto è un po' difficile, perché sono tanti i libri che sono importanti, i libri sono sempre comunque importanti, perché la lettura, io credo, almeno per me, a me mi ha salvato tante volte. È proprio una compagnia, un amico fedele che non ti tradisce mai e che proprio nei momenti difficili ti aiuta a capire qualcosa di più, insomma, e quindi ecco, io sono appunto come appassionata e ho scelto però tra tutti i libri che io amo, e ce ne sono tanti, però non ho avuto l'imbarazzo della scelta, in quanto vi faccio subito vedere questo libro così capirete. Capirete, l'ho portato perché eccolo, come è consumato, perché io da quando ho scoperto Emily Dickinson, non solo le sue poesie che un po' conoscevo, perché è una poetessa, cioè, conosciamo un po' tutti, magari tante cose si conoscono un po' superficialmente, così, da quando ho scoperto, oltre le sue poesie, le sue lettere, il suo mondo, la sua umanità, la sua forza in un mondo piccolo apparentemente, ma così profondo, pieno di cose che tutti noi abbiamo dentro, io mi sono innamorata e tutte le sere prima di dormire, non saranno proprio tutte tutte, ma quasi sempre, quasi tutte come posso, io leggo una lettera di Emily Dickinson perché mi mette bene. Perché dormo meglio e mi sveglio molto meglio. Questa è la potenza di quando uno veramente comunica qualcosa. Emily Dickinson, a me la sua poetica, la sua umanità, mi ha cambiato la vita. Sì, e mi è dispiaciuta averla conosciuta un po' tardi. Sarebbe stato meglio, così sarei stata molto meglio prima, avrei capito tante più cose. Anche di me, perché io poi ho trovato, come tutti noi quando abbiamo un libro, scopriamo qualcuno che ci piace, no? Troviamo dei punti in comune. Io ho molti punti in comune con Emily Dickinson, non sono così presuntuosa, no? Dal punto di vista letterale, non so me dirlo, ma dal punto di vista proprio umano, di sensibilità verso alcuni temi, verso certi pensieri, verso certi stati d'animo rispetto alle cose che tutti i giorni noi dobbiamo affrontare, la vita chiaramente ci porta davanti. Allora, io ho conosciuto questa scrittrice in un modo molto particolare, ve lo voglio raccontare brevemente. Allora, io ho detto, ripeto, la conoscevo come poetessa, come le sue poesie mi piacevano, ma non avevo mai dato molto
molta importanza, diciamo così, non mi ero mai soffermata. Poi un giorno io ho scritto, sapete che anch'io scrivo, lo dico tecnicamente perché mi sembra una cosa meravigliosa, sento quasi a crederci, però ormai, grazie, ormai sono al mio quarto libro e sto scrivendo anche il quinto, ve lo dico qua, che siamo tra di noi. E perché anche lì ho scoperto una cosa meravigliosa della scrittura, una cosa incredibile, e poi è come una droga, non riesci a farne a meno senza io, cioè quando, siccome io faccio anche altro, voi sapete bene, e quindi ogni tanto insomma non scrivo, e quando non scrivo mi viene un po' l'ansia, dico oddio, ma devo scrivere perché è meraviglioso. Vabbè, detto questo, allora io il mio secondo libro si chiama Il mio cuore umano, ed è un libro che parla della mia infanzia, di tutto il mondo che mi circondava, no? Qua Gabbro, vicino Livorno, quindi siamo della stessa terra, conosciamo. E quindi ho raccontato in quel libro, che era il mio secondo libro, diciamo tutto questo mondo meraviglioso di donne che mi hanno cresciuta, della mia famiglia, anche delle persone che erano morte ma che per me erano vive, perché erano sempre nei racconti che sentivo in casa fare dalla mia mamma, dalle zie, insomma. E quindi un giorno mi ha invitato una professoressa, una signora molto importante, molto colta, una vera come me, insomma. E allora sono andata a Torino all'università. Sono arrivata lì, c'era questa la sala delle quelle che si vedono, no, al cinema con tutte le serie così in fondo, la cattedra con me. Io mi sono seduta vicino a questa professoressa, non immaginavo una cosa così. E lei ha cominciato a parlare del mio libro, e poi alla fine ha detto: sai, io trovo molta similitudine con Emily Dickinson, ecco da dove nasce. E io ho detto: in che senso? Emily Dickinson scrive poesie. Cioè, sì, ma tu c'hai una poetica e soprattutto arrivi a parlare di alcuni temi che sono molto, molto cari a lei. Allora, ma penso sia una cosa meravigliosa, però non conosco così bene. Quindi, allora lei mi mandò un sacco di libri, tra l'altro lei era una traduttrice anche di Emily. E arrivarono a casa questi 4-5 libri di traduzioni diverse, di lettere e poesie, e anche un bel pacchetto di cioccolatini, perché io sono golosa, lei era piemontese, quindi da Torino mi mandò anche buona cioccolata piemontese. E lì cominciò a leggere queste lettere, quindi tutto questo risale al 2000, il mio libro è uscito nel mio cuore umano nel 2008, mi sembra, sì, quindi 10 anni fa, non è tantissimo. Ecco, cominciò a leggere queste pagine ed era come entrare in un mondo meraviglioso, in un mondo, cioè cominciai a capire tante cose, le persone, la sofferenza, la morte, la natura, i dubbi, gli affetti, le cose semplici, la famiglia, cioè tutto quello che tutti noi abbiamo, poi che abbiamo davanti, che abbiamo intorno, che abbiamo dentro di noi, ma detto in parole così semplici, così forti, no? Che io non mi sono mai più staccata da lei. E quindi queste sono il libro e le poesie che vi consiglio veramente di leggere, queste lettere. E tanto è vero che c'è un piccolo verso che poi io ho preso e ho messo nel mio libro La grande casa, come incipit, no? Una citazione di qualcosa che ti è molto vicino e che in qualche modo rispecchia anche quello che c'è nel libro. Ed è una brevissima poesia che vi voglio dire, ma sono poche parole. E queste parole, secondo me, c'è veramente. Sono queste, prima ve le dico, sono: quando il vento afferra il bosco tra gli artigli, l'universo è silente. Questo per me è la solitudine che tutti noi abbiamo, quella solitudine, non quella bella, perché c'è anche la solitudine bella, quella creativa, quella che ti fa scoprire le cose, e poi c'è quella, il terrore,
il terrore, la paura di qualcosa, di sentirsi soli e non capiti e non aiutati, e sentire il vuoto intorno. Ecco, questo universo silente, quando il bosco afferra il vento tra gli artigli, cioè quando tu sei a terra, quando qualcosa, quando niente ti è, sei solo, l'universo è silente. Ecco, in queste poche parole c'era tutta una serie di vissuto, no? che tutti noi abbiamo, io che mi ci sono veramente riconosciuta. È come se avessi visto un film a un certo punto tutto al contrario, no? In queste poche parole, rivisto tutti i momenti difficili e di come mi ero sentita sola, incompresa, non capita, e non riuscivo, a forse era colpa mia, non riuscivo a esprimermi, a cercare l'aiuto che mi serviva. Insomma, questa è Emily Dickinson, che ama tantissimo. Lei inizia così la sua vita, è una fanciulla, no? Una giovane fanciulla di una famiglia molto agiata ad Amstead, perdonatemi la pronuncia inglese americana che è un po' è anche un po' smemorata, però questo paese si chiama Amstead in America, nel Massachusetts. E Emily Dickinson è una giovane ragazza di questa famiglia molto agiata, il padre è un avvocato, il fratello sta per laurearsi e diventerà un insegnante, quindi, ed è un piccolo mondo, un paesino di poche persone, che si conoscono tutti, tutti si frequentano, quindi questa giovane fanciulla cresce con tutto un suo piccolo mondo di amicizie, la scuola, la chiesa, sono molto cattolici. Ma lei non è così cattolica, lei ha un suo modo di sentire, infatti lei è un po', diciamo, un po' ribelle da questo punto di vista, perché lei non segue molto appunto la Chiesa nei canoni che richiede appunto il cattolicesimo e tutte queste cose. Quindi lei la religione la vede un po' a modo suo, cioè è attratta da questa cosa, dalla fede, dalla devozione, però non è, capisce che lì non c'è proprio tutto così perfetto come dicono, c'è dell'altro, lei lo deve scoprire, lo deve affrontare da sola. Quindi c'è questo mondo e lei comincia a raccontare delle sue piccole, nelle poesie all'inizio, racconta queste cose molto semplici, molto, tant'è vero che in America non è molto considerata all'inizio, lei proverà a pubblicare queste poesie ma nessuno... diciamo trova interesse. Poi a un certo punto lei conosce un intellettuale che ha questa rivista dove pubblica appunto poeti emergenti e lei trova il coraggio, prende il coraggio e gli manda delle poesie. La risposta è che queste poesie non sono nei canoni, diciamo, delle cose che funzionano, non hanno le rime giuste, hanno dei temi che non sono così interessanti, insomma, questo intellettuale gli chiede di fare delle modifiche a queste poesie e lei, ecco qui dove io mi trovo in comune, e lei risponde no, io non questo è quello che io sono, quello che io sento, e se devo seguire qualcosa, seguo me e non tu che dall'altra parte non sai e non conosci. Quindi lei, un po' questo sono un po' io, che io faccio sempre di testa mia ormai da tanti anni e mi prendo tutte le responsabilità nel bene e nel male. E vabbè, però alla fine credo che sia la cosa. Ecco, leggendo Emily, questo mi ha dato coraggio, perché tutti poi mi criticano: ah, ma tu non dai retto a quello, ma sbagli, perché poi sai le cose, bisogna andare incontro. E allora quando poi ho letto Emily Dickinson ho detto no, ho ragione, perché ecco, mi ha dato questa forza, questo coraggio ancora di più. E quindi Emily a quel punto le sue poesie nessuno sa fare più niente. Lei scrive da sola, scrive e infatti quando lei morirà trovano in un cassetto queste fantastiche poesie e verranno pubblicate dopo la sua morte. Infatti lei dice la fama, se dovrò averla. Comunque arriverà, ma non sono pronta adesso qui nella vita ad averla. E allora, insomma, Emily è una fanciulla felice, fa le faccende di casa con la mamma, ha una vita molto normale, però cioè, lei ama tanto la natura, e questa natura che gli dà proprio, gli
il senso della vita, no? Le stagioni che passano, i rumori, gli uccelli, la nascita di piccoli insetti, il cambiamento, i temporali, le racconta in un modo fantastico la sua vita, però è una piccola cosa. E a un certo punto cresce e le altre persone intorno a lei crescono, piano piano comincia a perdere le persone carce, la morte. Arriva nella vita di Emily la morte e lei avrà un rapporto con questa morte incredibile. Io ho avuto un'illuminazione attraverso di lei, proprio perché mi serve che tutti abbiamo e cerchiamo di allontanare, però dobbiamo farci conti. E quindi Emily comincerà a cercare la ragione perché questa morte porta via gli effetti. Cos'è? Dio dov'è? Che cosa c'è? E allora lei comincia a scrivere così sull'immortalità, e lei pensa che in fondo questa morte porterà via questa vita, ma è come una rinascita, no? In fondo quando si nasce è come morire, si strappa da qualcosa in cui tu sei e continui a nascere, no? È una nuova vita, è così la vita, quando ti strappa la vita ci sarà un'altra vita, questa è, però non è così sicura, devo dire, perché però è una sua ricerca che attraverso la poesia e anche in queste lettere, in queste comunicazioni che lei ha, insomma, è molto forte. E adesso vorrei leggere una piccola lettera per farvi capire la poetica, il linguaggio, la profondità e la semplicità, perché è molto semplice, io penso che chiunque possa leggere, e fatti della forza, secondo me, dei scrittori, quelli che ti rimandano, è proprio perché sono profondi ma semplici, che chiunque può capire, non c'è bisogno di usare paroloni, cose strane per dire delle cose, no? È importante farsi capire, arrivare, comunicare, ecco, lei secondo me è di massimo. Mi serve un secondo, prendo gli occhiali perché sono un po' sciata. Che Emily Dickinson si chiuse, ecco, questo è importante, lei si chiuse a un certo punto, si chiuse nella sua stanza e non uscì più. E lì cominciò a avere quella poesia, quella poetica, quella drammatica, quella dell'età adulta, no? Quando appunto le cose si conoscono di più, si capisce non solo la leggerezza ma anche la difficoltà. Mi sono presa, io sono disordinata, è un disastro. Ecco, dice questo a un certo punto, quando lei si chiude nella sua stanza, c'è la solitudine, la clausura nella casa paterna, le permiso di meglio concentrarsi su quel mondo di essenze che ella era tesa a conoscere ed esprimere con tutta l'anima, essenze, non astrazioni. Qui è il valore della poesia della Diviso, ella non si spoglie mai della sua umanità, ma come oggi certi ordini contemplativi la potenziò al massimo proprio attraverso alcuni fattori di rinunzio. Lei rinunciando al mondo lo capì ancora meglio, perché come appunto dice i monaci, no? Che si chiudono, perché vivono nella contemplazione, nell'osservare, nella approfondire, nel ricercare. Quindi questa è una solitudine costruttiva, è una quella della poesia che ho detto prima. Una lettera che ho scelto tra le tante, ho cercato di sceglierla più breve perché non voglio annoiarvi. È una lettera che le scrive già in un'età adulta alla sorella, che cara sorella, dopo la tua partenza un vento sommesso gorgheggiava per la casa come un grande uccello, dando un senso di altezza ma di solitudine. Dopo che fossi andata via venne l'affetto, immaginavo che sarebbe accaduto così. La cena del cuore è pronta quando l'ospite se n'è andato. La timidezza è tanto connaturata ad un forte affetto
che tutti dobbiamo sopperire la deficienza di Adamo. Penso che la strada dove cammina l'innamorato sia perciò divina, incapace di valere due canali. Il timore sparisce quando tu sei con me e l'aspetto di un'operazione lieta e rassegnata. Più piccola di Davide, tu rivesti di un immenso Golia. Benedio ha usato la vita, è stato un boccone grosso, un ciclo è passato davanti alla casa, sento ancora rosso dalla mia mente, anche se non si odo più i tamburi. Il libro che nomini non l'ho mai avuto tra le mani, grazie della tua gentilezza. Il prato è pieno di sud e le cose si mescolano, essendo oggi per la prima volta il fiume nell'albero. Discende del tardo della primavera, io la biasimavo proprio per il motivo opposto. Vorrei assaporare lentamente la nascenza. Winnie è molto afflitta per la morte del suo gatto di grato, benché io la persuada che è immortale e che questo l'aiuti un po'. Mamma uscirà dalla tuta, riprovando la mia diserzione, che tuttavia è legata a te e perciò viene a dedicare la mia ignominia. Si stanno facendo le pulizie di casa, perciò ci sono una distinenza e è più classica il mio bordello. Il mio primo contesto è stato il tuo, era un solvolio rosato, ti mando il primo nocciolo. La settimana scorsa è morta una donna, giovane, e fino a poco fa piena di speranza, stava in fondo al nostro giardino. Da allora penso al potere della morte, non sopra l'affetto, ma sopra i suoi segni mortali, per noi è come Dio. Alludi alla vietata gioia, alludi alla vietata gioia di stare con quelli che amiamo. Immagino che questo sia permesso che viene concesso da Dio. Non si mare lontano quello che si può avere, anche se in mezzo si sente il tramonto, né si mare vicino, ciò che stando di affianco è più lontano del sole, e il mio affetto per il mondo in cui tu lo incarni, Emily. Questa è una lettera. Cioè, vedete come lei inizia la vita del quotidiano, semplice, no? Si fanno le pulizie di casa, la mamma sta bene, ha riflessioni sulla morte, sulla vita, sugli effetti, sull'amore delle persone care, della sorella, non ci sono le amiche delle college che dove va, c'è il fratello che lei adora, un'adorazione, cioè lei in fondo la sua vita è stata volutamente una rinuncia per dare amore a chi lei amava. E questa è una cosa grande, una cosa che a me mi ha illuminato, devo dire, la mia visione del mondo. Cioè, infatti questa parola sacrificio, che è una parola usata molto, diciamo, nella religione, no? Sacrificio, no? Una parola, e quindi io, insomma, un po' pacchettone, un po' così, un po'. Invece cioè, questa parola ha un potere enorme. Io l'ho riscoperta e l'ho sentita. Cioè, è proprio il sacrificio che vuole l'amore, secondo me, come almeno io credo di capire attraverso quello che dicevi. Cioè, quando tu ami una persona, è inevitabile che ti devi sacrificare. L'amore è sacrificio. L'amore non è solo stare bene e avere dall'amore tutto quello che ti fa piacere, ma sei tu che devi dare. E quindi quando dai qualcosa a qualcuno è inevitabile che rinunci anche a qualcosa, quindi fare un sacrificio è una cosa meravigliosa, non è una cosa negativa, ecco. E lei rinuncia al mondo, anche perché lei era innamorata di un certo mondo, ma sempre un amore molto ha avuto che comunicare attraverso le lettere, attraverso lo status di questa persona che era tra l'altro un grande professore, una vecchia, sposato, però tra di loro nasce questo amore, diciamo così, intellettuale, proprio di qualcosa che hanno in comune, della visione delle cose. Lei si innamora completamente di questo uomo e sa benissimo che non potrà mai avere, perché questo mondo è sposato, poi a un certo punto andrà a insegnare lontano da Amsterdam, e quindi allora le distanze erano insomma diverse da adesso. Quindi lei amerà questo uomo sempre, fino alla morte, e questo uomo a un certo punto muore, lei ha una grande sofferenza,
morte che comincia ancora di più a scalare. E poi lei appunto rinuncia a lui, rinuncia perché in fondo avrebbe potuto anche averlo in qualche modo, ma lei sa benissimo che non è giusto. Quindi lei sa rinunciare alle cose. E questa rinuncia la rende grande, la rende potente, la rende una mente immensa proprio verso tutte le persone, soprattutto che è intorno. E però c'è un punto che decide di chiudersi proprio perché forse questa sofferenza, questa visione delle cose che per lei è sempre più chiara, la deve vivere in totale solitudine, no? E quindi non è una cosa comunque negativa. Sì, qualcuno soffrirà perché appunto pensano che sta male, poi si ammalerà anche finché chiaramente come tutti alla fine, anche la sua fine. Ecco, questo è questo libro, appunto. Questo libro, ma ce ne sono anche altri. Io ho preso questo perché era poi un po' questa donna, questa scrittrice, questa poetessa, perché anche nelle lettere comunque avete sentito come racconta le cose anche semplici, ma con la poesia. E questo è perché è l'amore che lei sente, ecco. E questo a me l'ha comunicato dal primo momento, mi ha veramente illuminato. Un'altra cosa che lei e io ho in comune, sono così presuntuosa, ma lo dico con affetto, no? Proprio io sono felice quando sento, quando la leggo e scopro qualcosa, anch'io sento questo, anch'io, cioè, perché è una cosa meravigliosa, e quindi mi sento anche, diciamo, tra me e lei una cosa importante. Poi per il mondo non conta nulla, ma per me è importante. E allora lei, per esempio, un libro che lei ama molto, uno scrittore, insomma, così, è Shakespeare. E io dovete sapere che anch'io, quando ho scoperto Shakespeare un po' di anni fa, anche lì è stata una roba pazzesca, e anch'io ho sempre sul mio comodino le poesie, le lettere di Emily, che quelle le leggo sempre perché sono molto più facili di Shakespeare, diciamo la verità. E poi c'è anche Shakespeare, perché l'Amleto, perché per me anche quello è un dramma, è una storia, detto in parole semplici, veramente che dove c'è l'uomo, ecco, dove ci siamo noi, in tutto, nel bene, nel male, insomma c'è sempre da capire qualcosa anche come in noi, no? C'è sempre da scoprire, perché siamo sempre esseri che enigmatici, difficili da capire. A volte quando pensi di aver capito tutto ti spiazza, succede qualcosa e dici: ma non è possibile, fino a lì, anche questo, no? E quindi vedi che, insomma, questo per dire che i libri sono una cosa fantastica, davvero, ma non ve lo devo dire io, lo saprete sicuramente, però visto che sono qui ve lo dico anch'io, perché veramente sono dei compagni meravigliosi. Io ho avuto una vita un po', diciamo, apparentemente bella, e devo dire sono stata anche fortunata, però anche molto complicata. Vi devo dire che cominciare a fare un lavoro come il mio quando avevo 14 anni, poi di un po' di tempo fa, è stata durissima. Vi assicuro una cosa che durissima, durissima, che nessuno poteva capire, me ne rendo conto adesso. Quindi io ho lottato perché non capivo che mi stava succedendo, non capivo le persone, l'atteggiamento che avevano nei miei confronti. Quindi io devo dire che nei momenti complicati così della vita, degli stati, no, che si sviluppano, vari periodi, io dove ho trovato veramente conforto, dove ho trovato qualcosa che mi ha fatto capire qualcosa, è stato veramente nel leggere e continuo a farlo naturalmente. Oddio, ora sempre un po' meno purtroppo, perché la sera uno crolla, no? Si è sempre più stanchi, questo mondo è sempre più complesso, devi fare 300.000 cose, così. Infatti io amo molto leggere la mattina, quando riesco che mi sveglio un po' presto, perché la mente è lucida, è fresca, allora lì è molto meglio. E quindi leggo un pochino meno, però sempre. E soprattutto quando appunto mi capitano dei momenti, come a tutti capitano, complicati della vita, difficili, ecco. Sì, ci sono gli amici, c'è la famiglia, ma a volte poi si stancano, no? Dico: ah, che palle questa, sempre che si lamenta, oppure: cosa vuoi capire, ormai la cosa è così. Ma ecco, allora io capisco lì, dopo che ho letto Emily, li perdono. Prima
mi incazzavo, adesso non mi incazzo più perché Emily mi ha insegnato questo. Allora io mi rinchiudo, non sempre come lei nella stanza, mi piacerebbe anche, devo dire la verità, ma prendo il mio, cerco quello che mi serve, cioè nelle pagine, e così, e lì mi immergo e trovo una chiave, quasi sempre, quasi sempre. Quindi io che non so dare consigli, perché non li so dare, devo ancora averli, però questo ve lo posso, ecco, questo ve lo dico, è una cosa mia personale, privata, che però a volte appunto scambiarsi le cose è importante, se no che vita è, se uno fa la vita da solo e non sa niente degli altri, infatti stare insieme, conoscerci, è proprio comunicare e cercare di aiutarci in questa vita, in questo percorso che poi comunque, sì, ognuno ha la sua storia, ma le strade, quello che si incontra nella strada, ci sono delle tappe che sono per tutte le stesse, per cui è bene che sapere l'esperienza dell'altro, sapere è un grande aiuto, è un grande aiuto. E io l'ho scritto anche nei miei libri, devo dire che anche nelle mie canzoni che scrivo ormai da tanti anni, ci ho rubato molto a Emily, ma non è un copiare, no? Perché non è difficile copiare, credo che non ci riesca nessuno, o perlomeno io no, però a un certo punto proprio ti vengono delle immagini, delle parole, delle cose, e chi conosce bene Emily Dickinson e in qualche mia canzone, c'è proprio, ci sono proprio dei passaggi di parole proprio usate da lei, non so, inviolata, occhi di carne, la primavera inviolata, gli occhi di carne, ora io sono un po' smemorata, insomma tante cose che a un certo punto io stessa mi trovo, perché cioè sono entrate, no? Sono entrate, e quindi se riescono così naturalmente non c'è niente di male. La cosa che ti interessa... Io applaudo a Emily Dickinson. La cosa che ti interessa, che ci piace e ci facevi venire in mente, perché c'è qualcuno dal pubblico che lo sta leggendo, il Dio delle piccole cose di Arundhati Roy, il Dio delle piccole cose, Dio che è nelle piccole cose. Siamo abituati tanto agli effetti speciali, all'azione, a questi racconti dove accade continuamente qualcosa, e invece qui scopriamo questa capacità di scoprire il Dio delle piccole cose. Siamo noi gli accadimenti, dobbiamo cercare dentro di noi. No, adesso voglio leggervi la prima paginetta del mio ultimo libro, perché ecco, a proposito della morte, della sofferenza, di trovare una chiave per uscirne in maniera positiva, così io anche ho molto, da questo punto di vista, ecco, mi ha colpito la Dickinson, perché è una cosa che anch'io sempre fin da bambina ho sempre avuto, mi ricordo a Gabbro, no? In questo paese io ero piccola, perché la mia mamma mi ha avuto da grande, quindi ero la più piccola di tutta la famiglia, avevo tutte persone molto più grandi di me, la mia sorella era molto più grande di me, quindi avevo due mamme, e allora io stavo in questa casa e sentivo, sai quando muoiono le persone, queste campane, no? A morto che suonano, in questo autunno, io ho queste immagini di me bambina alla finestra di una mia casa molto modesta, perché mi erano dei contadini, e c'era questa finestra e questo davanti c'era il convento, no? Che io amavo tanto, e c'era questo suono di questa campana che mi risuonava dentro, che ancora a volte se ci penso la sento ancora, l'ho scritta nel mio libro Il mio cuore umano, e c'era questa morte che io immaginavo che arrivava, me la vedevo, e certe volte quando rimanevo sola facevo un gioco che anche ho scritto, di provare anche a morire, insomma, e allora adesso non voglio andare oltre, che non voglio parlare di me, però voglio leggere questa prima paginetta del mio ultimo libro, perché forse dopo che vi ho letto la lettera di Emily, prima, insomma capite che c'è una certa, come forse aveva ragione quella professoressa, ma senza presunzione, non tanto nella bravura, perché non sta a me dirlo e non mi interessa neanche, ma proprio in una similitudine proprio umana, ecco, di sensibilità. Ed è una piccola paginetta, l'inizio proprio del libro. L'autista che mi accompagnava a Montebotti, sobbalzando brusco sulla strada con la sua grossa macchina, scavallava le colline di ulivi e cipressi. Da ogni curva
si presentava ai miei occhi meravigliati una natura potente che continuava a resistere a tutte le avversità, spettatrice impassibile delle tragedie umane. Visioni medievali di torri, case sparse tra i campi, vigneti, pecore, buoi e cavalli, ignari dell'inevitabile destino. Erano passati più di 30 anni dall'ultima volta, ma non avevo nessuna paura di rivedere quei luoghi. Da allora nella mia vita erano successe così tante cose che mi sentivo pronta ad affrontare ogni emozione. Imboccato il lungo viale alberato che portava dritto davanti a casa, feci fermare la macchina e continuai a piedi. Fu in quella breve ma interminabile camminata che vidi il viottolo per il vecchio cimitero di famiglia e, come se avessi avuto un appuntamento, mi avviai decisa, dimenticandomi di chi mi stava aspettando. In un piccolo quadrato di terra, circondato da rose caparbie che ramificate, intrecciate, aggrappate tra loro, cercavano di impossessarsi, contendendosi aggrovigliate lo spazio vitale di un muro di pietra ormai cadente, c'erano tutti. Mio padre, mia madre, lo zio Alfredo, i miei fratelli, i miei nonni, Renato il fattore, perfino Giglio e Giannina insieme in una stessa tomba, e Mariolina e Miriam. Di Miriam non l'avevo mai saputo, nessuno mai mi aveva detto che si trovava lì. Giravo avanti e indietro in mezzo all'erba, a quei piccoli monti di terra tutti uguali che solo immagini sbiadite e il nome scolpito sulla pietra distinguevano. Mentre i miei occhi saltavano su quelle facce sorridenti, impressionate in un momento felice su una vecchia foto, la morte mi raccontava la vita. Grazie Nata. Noi abbiamo ancora 10 minuti e, se sei d'accordo, ci piacerebbe saperne un po' di più di questo Leonida, il tuo ultimo libro, che peraltro trovate all'ingresso. A me giornalisticamente piacerebbe anche sapere qualcosa del tuo prossimo libro, ma di questo se vuoi ancora presto. Ma parliamo di questo che è qui adesso, ora, se ti va, se hai piacere. Sì, questo, il mio libro è una storia, la storia di una bambina che praticamente è tutto basato sulla mancanza d'amore. Questa bambina vive in una famiglia che non è amata, la mamma non ha il senso materno, non vuole figli, per una serie di motivi che adesso non vi racconto, nasce questa bambina. Gli mette un nome molto difficile da portare per una bambina, Leonida, che è un nome anche maschile, e gli mette questo nome perché lei era una pittrice, dipingeva solo leoni, voleva questo maschio da dare a questo padre insensibile che pensava solo a fare denaro, e la chiama Leonida proprio per, avrebbe chiamato leone il maschio perché almeno gli ricordava, visto che non amava i figli, però almeno gli ricordava qualcosa che amava. E insomma, questa bambina cresce in questa famiglia dove non ha, nessuno si interessa a lei, e lei soffre di questa mancanza d'amore, e a un certo punto da sola pensa, dice, ma come si fa a guarire questo dolore che non riesce a passare? Allora, siccome quando stava male, fino a lì ci arrivavano, chiamavano il dottore, poi la malattia passava, lei pensa che c'è una medicina per questo dolore che lei sente, e comincia da sola a cercare questa medicina. Comincia all'inizio a tagliuzzarsi il corpo, e piano piano non sente più dolore fisico, ma questo dolore continua, è un dolore che è dentro. E allora comincia a concentrarsi, ora dico in poche parole, ma il libro chiaramente è più complesso, ci sono tante cose intorno, cerco di fare la sintesi, che anche se è difficile, insomma, comincia a concentrarsi così tanto sulle cose, quasi da spostarle, si concentra sul muro e quasi il muro si sgretola e vede immagini, vede cose, e questa piano piano questa concentrazione comincia a staccarla dal mondo. Si stacca dalle cose che ha intorno, e lei non è più penetrata da niente, quindi non sente più questo dolore, questa sofferenza. Ma questo cosa significa? Che non prova più neanche la gioia, la felicità, l'amore. Cioè diventa una specie di statua di marmo, così poi la definisce il padre. E crescerà in questo stato, che è uno stato apparentemente per lei
sta bene, ma poi chiaramente tutto le si ritorcerà contro, perché a un certo punto appunto lei, questa statua di marmo si incrinerà e ricomincerà a scoprire appunto che il dolore non si può evitare nella vita, cioè praticamente se non provi dolore non provi neanche la gioia, no? E quindi insomma, per una serie di ragioni, di incontri che lei farà, piano piano questa statua di marmo comincerà a sgretolarsi e comincerà a venire fuori la persona, questa donna che come arriva, torna in questa casa che ha lasciato da ragazzina, appunto dopo 30 anni ritorna a riscoprire la sua vita, perché lei non ha praticamente non ha mai avuto rapporti alla fine con nessuno, non conosce più nessuno, non ha mai conosciuto veramente, e torna in questo luogo e ripercorre tutta attraverso la morte che gli racconta la vita, tutte queste persone che ormai non ci sono più, lei è l'unica poi alla fine che rimane di questa grande famiglia, una famiglia molto agiata, molto importante eccetera, e sarà una donna con tutto il suo bagaglio di storie, di cose che le accadono, insomma diventerà una donna forte, questo dolore, questa sofferenza, questa riscoperta, questa ricerca, capirà tante cose e farà una vecchiaia, perché da vecchia insomma ritornerà un po' bambina in un certo senso, quindi è un libro molto drammatico ma con una grande invece apertura verso le cose, verso il mondo e anche quello che apparentemente ci sembra che a volte dobbiamo evitare perché appunto ci fa stare male, invece poi a volte può diventare una cosa importante. Ecco, questa è un po' la storia, è un libro sulla mancanza di cosa può creare anche da quando si è piccoli proprio, perché lì non riuscire a dare amore a qualcuno, ecco, può veramente cambiare la vita e può creare tanti problemi come li crea Leonida, che poi alla fine attraverso vicissitudini, incontri, esperienze, perché il libro non è tanto grande ma ci sono tantissimi personaggi, tante cose, si riscoprirà, insomma, riscoprirà il valore della vita, di questa vita che cerchiamo sempre di capire cos'è, ma intanto chi ce l'ha se la deve vivere. Grazie. Grazie a voi davvero. Leggete Emily Dickinson. Fa bene. E poi se volete anche un po' me, vabbè. Grazie. Io volevo ringraziarti tantissimo anche per quell'accenno che hai fatto all'indomani del giorno della memoria, cioè la nostra oggi incapacità di saper dire una parola che alle volte è importante, che è no. Quando Enzo Biagi intervista Primo Levi e gli chiede ma come nasce il Lager? Primo Levi dice per l'indifferenza, perché uno non sa dire no e non sa restare libero, la dignità, il coraggio. E da grandissima, immensa artista quale sei, questa cosa ce l'hai raccontata tutti i giorni in cui ti abbiamo incontrata, ascoltandoti, leggendoti, e di questo volevo esprimerti la nostra e la mia personale gratitudine. Grazie davvero, è una bellissima cosa, spero di meritarmela. Grazie. Sì, importante è essere se stessi, no? Sempre, anche quando si fanno degli errori, ma se sei te stesso non saranno mai così gravi, ecco. Perché è una cosa semplice, ma molto difficile oggi rimanere se stessi nelle cose che si devono affrontare. Nada, grazie, Nada Malanima. Grazie per essere stata con noi, adesso ci hanno delle persone che verranno da te, vi prego come dire di non assediarla, di farla con discrezione, noi ci vediamo al prossimo appuntamento del Libro della Vita, il libro Leonida lo trovate qui all'ingresso, noi ci tratteniamo pochi minuti veramente per qualcuno vorrà probabilmente la firma o salutarti, grazie a tutti e buona domenica.